In questo video parliamo di associazioni tipo mafioso e di imprese criminali, cercando alcune precisioni terminologiche con il contributo della criminologia. Abitualmente, quando parliamo di mafia, camorra, 'ndrangheta, siamo soliti denominarle criminalità organizzata o grande criminalità organizzata. E in effetti, ci dice il professor Gianluigi Ponti nel suo compendio di criminologia, sono termini che riassorbono in sé tutte quelle associazioni, altrimenti chiamate in Italia mafia, camorra, 'ndrangheta, sacra corona unita, e che con analoghe caratteristiche sono del pari diffuse in molti altri paesi europei, americani e asiatici. Però chiediamoci se effettivamente criminalità organizzata sia la denominazione più corretta per indicare questi tipi di associazioni e se con questa denominazione noi possiamo anche indicare tutte le imprese criminali. Quindi esiste una differenza fra associazioni mafiose e imprese criminali? Possiamo chiamare le associazioni mafiose crimine organizzato oppure è preferibile un'altra denominazione? Noi appunto usiamo questi termini spesso come sinonimi. L'approccio criminologico però ci insegna che quando parliamo di crimine organizzato è preferibile usare il termine associazione di tipo mafioso per alcune ragioni. Una prima ragione è che così le chiama il codice penale nell'articolo 416 bis. Poi perché il carattere organizzato della criminalità e oggi anche di altre associazioni delittuose, che sono diverse da quelle mafiose. Quindi, quando noi parliamo di crimine organizzato, comprendiamo anche diverse, differenti rispetto a quelle mafiose, associazioni delittuose, che hanno con le prime, frequentemente dei rapporti, ma queste diverse associazioni organizzate sono imprese criminali gestite con criteri manageriali che hanno un'estensione operativa transnazionale e che stanno assumendo sempre maggiore rilevanza nell'attuale momento storico per gli studi criminologici. Il codice penale, appunto, facendo riferimento a mafia, camorra, 'ndrangheta, definisce quella che è un'associazione di tipo mafioso. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici, o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire o ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Le associazioni di tipo mafioso si caratterizzano nel presente momento storico per le seguenti peculiarità. Allora, innanzitutto l'estensione multinazionale dell'area dei loro traffici, traffici che sono gestiti in regime monopolistico. Per le fonti di reddito, che sono delittuose ma anche lecite, perché noi sappiamo che le mafie reinvestono i profitti dell'illecito attraverso il riciclaggio nelle attività economiche lecite, per la tipologia di reati compiuti, per l'organizzazione interna della loro struttura. Quindi noi possiamo dire che i punti qualificanti dell'associazione di tipo mafioso che ci consente di distinguere dalle altre imprese criminali sono l'origine storica innanzitutto, quindi le mafie hanno un'antichissima origine storica, sopravvivono in Italia da 2 secoli. Altro punto qualificante, l'associazione mafiosa si riconduce per gergale, riti di iniziazione e punizione, struttura piramidale, quindi struttura gerarchica, per spietatezza del controllo sugli associati che viene esercitato sugli associati all'antica mafia siciliana, alla camorra napoletana e all'andrangheta calabrese. Inoltre, noi possiamo distinguere
nel percorso evolutivo dell'associazione mafiosa quattro linee direttive. Allora abbiamo l'antica mafia dei Gabellotti, nata e cresciuta alle spalle della proprietà terriera latifondista. Una seconda linea direttiva è la mafia italo-americana, quando negli anni 30 del Novecento emigrano gli italiani ed emigrano anche i mafiosi, esportando negli USA proprio la mentalità mafiosa e le modalità mafiose. E pensiamo al proibizionismo americano, quindi ai profitti che le associazioni di siciliani e di camorristi costituiti negli Stati Uniti traggono illecitamente dal proibizionismo degli alcolici, e come poi convertiranno questi profitti illeciti nel monopolio del traffico di droga. Altra linea direttiva si sviluppa nel dopoguerra, quando i capitali che le mafie hanno accumulato con l'abigeato, con la macellazione clandestina, col pizzo, quindi l'estorsione e protezione, trovano un investimento lucroso, quindi uno strumento importante di riciclaggio nell'edilizia. Per arrivare poi alla mafia più recente, che non si limita più solamente a gestire le scommesse, le case da gioco, la prostituzione, il contrabbando, ma è entrata pesantemente nel mercato della droga e in quello delle armi. Quindi noi possiamo dire che la mafia, le associazioni mafiose, sono una multinazionale del crimine, con collegamenti inizialmente statunitensi, ma oggi mondiali. L'associazione mafiosa ha come finalità sicuramente la costruzione di un impero finanziario mediante la commissione di delitti di vario genere. Possiamo dire che è gerarchicamente strutturata, quindi ha una struttura gerarchica piramidale che ci è stata confermata da tutti i pentiti collaboratori di giustizia, a partire da Tommaso Buscetta nel momento in cui si apre al giudice Falcone. Si caratterizza per una grande capacità di ottenere obbedienza assoluta e omertà attraverso il terrore, l'intimidazione, la violenza, la certezza della punizione in caso di sgarro per gli infami, l'offerta di beni e di servizi illegali di vario tipo, stupefacenti, armi, gioco, contrabbando, prostituzione, per un'attività transnazionale e un'organizzazione multinazionale. L'associazione mafiosa è in grado di accumulare enormi quantità di denaro liquido, di reinvestire questi capitali accumulati illecitamente in attività legali, soprattutto di tipo speculativo finanziario, con la capacità di influire addirittura sulla circolazione internazionale del denaro. Si caratterizza per la particolare abilità dei capi. I capi diventano tali previa selezione, quindi una selezione molto dura attraverso una lotta per il potere, come sappiamo, senza esclusione di colpi. Si caratterizza perché questi capi vengono selezionati con criteri di cernita, possiamo dire, simili a quelli manageriali delle grandi aziende, per la capacità di conservare segretezza e riservatezza delle sue strutture, e nello stesso tempo riuscendo ad inserirsi in ogni piega sociale. Si caratterizza per il controllo e la sovranità sull'economia, su vasti segmenti dell'economia legale, e questo controllo e questa sovranità, questa gestione sovrana dell'economia è ottenuta attraverso il racket e le tangenti per gli appalti pubblici, per le collusioni fra organizzazione criminale e sistema di potere governativo ed economico, per la capacità di influenzare le competizioni elettorali, la capacità di infiltrarsi e condizionare i media, la burocrazia, fino, drammaticamente possiamo dire, all'inquinamento di polizia e di magistratura.
Le associazioni mafiose commettono delitti che servono per tutelare l'associazione, quindi conservare e accrescere il potere dell'organizzazione, o delitti a fini lucrativi, a fini appropriativi. Altro punto qualificante distintivo rispetto alle imprese criminali di cui parleremo è il controllo del territorio. La criminalità organizzata di stampo mafioso è sul territorio, nel territorio, l'autorità indiscussa nelle gestioni delle attività criminose. Quindi autorizza a taglieggiare gli esercenti, i commercianti, l'industriale, fornisce la droga ai rivenditori, alla manovalanza dei rivenditori e li autorizza a rivendere la droga stessa, sovrintende e sorveglia i delinquenti comuni non associati, vigila sugli appalti con la sua mediazione e sorveglia la vita politica. Vediamo invece cosa sono le imprese criminali. Quindi le imprese criminali hanno delle analogie ma anche delle differenze rispetto alle associazioni mafiose. Le imprese criminali sono vere e proprie imprese con estensione multinazionale, sono gestite con criteri imprenditoriali, si occupano di molteplici attività illecite. Come dicevamo, presentano analogie ma anche importanti differenze rispetto alle associazioni mafiose. Cosa hanno in comune con la criminalità organizzata di tipo mafioso? Hanno in comune l'organizzazione gestionale, che un tempo si poteva definire, tra virgolette, artigianale, quale era buona parte della criminalità comune. E oggi invece è andata adeguandosi a criteri manageriali nella conduzione delle attività produttive lecite e oggi utilizza tecnologie, strategie e criteri di condizione economica che sono propri della grande impresa. Le differenze invece quali sono? Allora, non si propongono sicuramente di essere uno Stato nello Stato, quindi le imprese criminali non hanno questa ambizione di avocare a loro il monopolio della forza. Non fa parte della loro strategia il controllo globale del territorio, cosa che invece è un obiettivo e un'esigenza di sopravvivenza fondamentale delle associazioni mafiose. E l'associazione mafiosa, sappiamo, ci riesce molto bene attraverso questa rete pervasiva di omertà, connivenze e interessi con la popolazione. Non sono in concorrenza con le organizzazioni mafiose, nel senso che cercano di occuparsi di affari divergenti, quindi non si occupano, per esempio, del traffico di stupefacenti, eroina, cocaina, ma di altri stupefacenti, non si occupano di sequestri di persona o di estorsione. Le imprese criminali mantengono una facciata spesso legale, quindi sono aziende di trasporto, di import-export, di consulenza economica, legali. Possono utilizzare la loro organizzazione imprenditoriale sia per attività lecite che per traffici illegali. Non hanno sistematiche collusioni con il potere governativo e amministrativo, non è di loro interesse. Sì, può esserci l'affare per cui vanno a interpellare il potere amministrativo locale, ma queste collusioni non sono sistematiche, come invece per le associazioni mafiose. Non si interessano di appalti pubblici, né hanno l'ambizione di influenzare il voto degli elettori, sono dirette da persone insospettabili e sono drammaticamente frutto di una cultura imprenditoriale senza scrupoli. Di che cosa si occupano? Di traffico internazionale di auto di lusso, queste vengono rubate, trasferite, rivendute dopo la falsificazione delle targhe, delle matricole, dei documenti e arrivano in paesi lontani. Per queste attività di basso rango le imprese criminali si avvalgono anche di delinquenti comuni, ma hanno anche rapporti chiaramente con commercianti e trasportatori che svolgono attività lecite di altri paesi. Oppure esercitano l'usura, un'usura con connessioni illecite con imprese finanziarie e addirittura bancarie.
si occupano di furto delle merci dei tir durante i viaggi che questi svolgono, i viaggi internazionali. Si occupano di tratte internazionali di prostitute, immigrazione clandestina dai paesi sottosviluppati, pensiamo alle imprese criminali cinesi, che sono organizzazioni che provvedono a rifornire di manodopera i piccoli imprenditori residenti in Europa, quindi l'immigrato cinese viene tenuto in condizioni di schiavitù fino a che non ha assolto al suo debito per l'arrivo in Europa. Si occupano di contrabbando di grandi partite di sigarette, gestiscono sale da gioco, organizzano il turismo sessuale e la prostituzione infantile in collusione con agenzie turistiche dall'apparenza legale, sono dedite a talune al trasporto di materie inquinanti o al traffico di sofisticatissime tecnologie belliche sulla base di intese con industrie o addirittura governi dei paesi che l'acquistano. Frequentemente hanno rapporti con la mafia italiana, la mafia americana o con le mafie asiatiche centroamericane, ma evitano il più possibile con questi conflitti di interesse. Quindi, per esempio, le associazioni mafiose detengono il monopolio della produzione e del traffico di cocaina ed eroina, mentre le imprese, criminali che gestiscono, si occupano anche del mercato degli stupefacenti, in genere rivolgono il loro interesse al commercio di droghe leggere, quindi di derivati, della canapa indiana, o di stupefacenti di sintesi, di anfetamine, di ecstasy e di allucinogeni. Spesso esistono rapporti intrecciati fra imprese che rispettano la legge e imprese criminali e drammaticamente fra imprese criminali e associazioni di tipo mafioso.